Il primo grazie va a quel bambino laggiù, non so se lo vedete, se provate una... Grazie, arrivederci, c'è tutto, si spengono le luci, signora. C'è un bambino laggiù, piccolissimo, grazie signora per averlo portato, perché in fondo quando si parla... Prego, prego. Vuole venire, facciamo un tubo teatro? Signora vuole venire? Quando si parla di consumatori, di utenti, quando si parla di futuro, quando si parla di diritti, il primo pensiero va alle nuove, in quel caso nuovissime generazioni, quanto a qualche mese, ma anche i giovani che sono qui al Teatro Lauro Rossi di Macerata ed anche i giovani che sono qua a portare un altro applauso. Da Marchigiano sono onorato che sia stata scelta una città così importante come Macerata per ospitare questo appuntamento nazionale, il 17° appuntamento, una volta all'anno il CNCU, e lo conosceremo meglio, questo Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, si riunisce per le linee tematiche volte al tema principale per tutti noi, perché ci sono due cose che ci accomunano tutti. Il primo punto è che se siamo su questa terra lo dobbiamo ad una mano, siamo tutti figli di qualcuno. La seconda cosa che ci accomuna è che siamo tutti consumatori e che tutti dobbiamo far valere i nostri diritti. Quindi la responsabilità di tutti noi è oggi affrontare questi argomenti per trovare soluzioni relative al nostro futuro. Abbiamo detto Macerata, scelta tra le tante opportunità che aveva a livello nazionale il CNCU, Macerata che presenta il suo saluto con il numero 10, come piace a lui, Romano Caraccini, sindaco. Erano oggi in lui. Prego, si accomodi sul podio, attenzione. Il tavolo trasparente. Grazie per il tavolo trasparente, volevo ringraziare. Non ha guardato la scherza. Prego, prego, signor sindaco. Intanto buongiorno, avete visto che abbiamo un fuori classe a condurre che è Maurizio Socci, il numero 10, che sono bravissima. Ecco, bravissimo. Allora intanto buongiorno e benvenuti a Macerata, ben arrivati. È una bellissima occasione ospitare il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Lasciatemi fare qualche ringraziamento. Innanzitutto voglio ringraziare il Ministero dello Sviluppo Economico, Roberta Serroni, che è qua con noi. Davvero grazie di aver scelto Macerata insieme alla Regione Marche. E naturalmente non posso non ringraziare Luca Cercioli, il Presidente, Manuela Bora, Angelo Sciapichetti, il nostro Assessore del Territorio. E mi piace anche salutare Tullio Patassini, che è il parlamentare del territorio. Che è voluto essere con noi. Quando si organizzano occasioni come queste, però, ci sono quelli che non si prendono mai i meriti, ma che lavorano davvero a fondo. Io voglio particolarmente ringraziare Pietro Talarico della Regione Marche, davvero bravissimo, eccezionale, grazie di tutto. E naturalmente Giulia Melillo con il mio staff che con lui hanno collaborato. Voi siete all'interno del Teatro Lauro Rossi, è uno dei primi esempi di teatro all'italiana del Settecento. Qui prima di essere edificato questo teatro vi era la casa comunale, anzi il comune, con la sala della commedia. Poi nel 1774 uno dei più grandi architetti dei teatri italiani, Antonio Galli, detto il Bibiena, a lui venne conferito il compito di realizzare questo straordinario luogo ancora intatto, uno dei pochi teatri del Settecento, non moltissimi sul territorio. Poi venne completato da Cosimo Morelli 1774. Nel 1884 venne intitolato a Lauro Rossi, un compositore maceratese. Credo che fosse utile per chi è arrivato in questa città sapere dove si trovi, in quale contesto, in quale mondo. Voglio ricordare, così come spero possiate visitare l'Arena Sferisterio, che è l'altro teatro, in questo caso all'aperto, che sia il Teatro Lauro Rossi e lo Sferisterio
vennero costruiti grazie alla passione, all'amore, al mecenatismo di alcuni maceratesi. Nel 1774, 46 maceratesi, nel 1820 100 consorti costruirono lo Sferisterio. Due parole per l'occasione. Credo che costruiti grazie alla passione, all'amore, attenzione, sono già registrato. È diventata già una notizia. Lei è già una notizia, sindaco, te lo volevo dire. Voglio dire che di strada ne è stata fatta tantissima. Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, le associazioni dei consumatori hanno svolto un ruolo fondamentale in questo Paese in questi anni, e di strada nell'avvicinamento tra la realtà, tra il quotidiano, tra il cittadino e, come dire, la tutela, il senso di protezione, di sicurezza, di una sicurezza consapevole, ne è stata fatta tanta, ma ancora credo che ci sia strada da fare. Soprattutto occorre ancora colmare quello spazio che esiste appunto tra la situazione attuale, la contestualità e naturalmente le nuove sfide. Oggi parlerete, in questi due giorni parlerete di educazione finanziaria, informazione, alta informazione finanziaria, che è certamente uno dei temi più importanti. Avete visto solo ieri che il Presidente del Consiglio incaricato ha voluto ieri sera incontrare una rappresentanza di coloro che speriamo che da questo punto di vista di strada se ne faccia. Abbiamo speranze e naturalmente auspici che si possano fare passi in avanti nel colmare, nel ridurre queste distanze appunto fra la contestualità e la tutela. Il fatto di far sentire i cittadini rispetto ai beni e ai servizi che quotidianamente acquistano o affrontano, farli trovare a proprio agio. Credo che queste occasioni siano occasioni importanti, perché servono per confrontarsi, servono naturalmente per aprirsi e soprattutto ascoltare le opinioni che possono su questo apportare contributi. C'è un senso di gratitudine in più che voglio trasmettere a tutti quanti, naturalmente al Ministero, anche alla Regione Marche, a tutti coloro che sono voluti essere qui a Macerata. È che noi abbiamo vissuto negli ultimi due anni una serie di eventi, come dire, particolarmente incastrati bene, una sorta di tempesta perfetta, che naturalmente hanno rilanciato e trasmesso l'immagine di un territorio e di una città che certamente non è quella che avete conosciuto. È l'occasione anche per dire grazie ad alcuni sindaci del territorio, ce ne sono anche di quelli particolarmente colpiti. Vedo di fronte a me il sindaco di Muccia, Baroni, il sindaco di Montecavallo, Cecoli, e tutti gli altri sindaci che sono qui con noi, ai quali esprimo ancora una volta, e credo che questa sia anche l'occasione per questa platea, di sentirci vicini, sentirsi vicini a voi in un momento di solidarietà. Credo che in questo sia utile ricordarlo, perché la luce si spegne purtroppo man mano che il tempo passa. Per Macerata è certamente un'occasione di rilancio, di immagine. Naturalmente abbiamo cercato di rappresentarci come siamo, non abbiamo fatto sforzi particolari. Vi chiediamo solo, qualora abbiate un po' di tempo, di girare la città, conoscere i luoghi. Qui è semplice, nel giro di 500 metri potrete vedere lo Sferisterio, potete vedere i nostri musei, Museo Bonaccorsi, di Palazzo Bonaccorsi, una straordinaria collezione del Novecento a Palazzo Ricci, tra le più grandi quadrerie, le più importanti quadrerie del Novecento, ci sono tutti i più grandi e sono certo che potrete anche stupirvi. Qui fuori troverete un mercatino delle eccellenze del territorio e vi assicuro che se assaggerete vi potrete stupire. Io chiudo qui naturalmente dicendovi buon lavoro, grazie. E se potete raccontate quello che avete visto
e piuttosto che la fugace, la superficiale, talvolta la sbagliata immagine che viene trasmessa, vi chiediamo di passare parola e raccontare quello che avete visto e avete sentito. Se non avete sentito nulla, non dite nulla, ma se c'è stato un minimo di emozione, ci piacerebbe che voi lo poteste raccontare. Buon lavoro, a presto! Un messaggio d'amore da parte del sindaco di Macerata per questa città, ma per questo anche territorio regionale, per dirlo un po' con Neri Marco Re, personaggio di livello nazionale, nostro e di quegli amici che vengono da fuori regione, insomma, orgogliosamente marchigiano. Neri Marco Re dice: le Marche o non le conosci o le ami, perché una volta che le hai conosciute le amerai. Era un po' questo il senso dell'intervento. Riferirò questo messaggio e questo applauso a Neri Marco Re. A proposito dei sindaci che sono qui, che giustamente Carancini ha citato, i sindaci del terremoto, la scelta di fare qui questo appuntamento è stata voluta proprio dalla Regione Marche per dare il segno del rilancio, e in questo senso invitiamo sul palco l'assessore regionale Angelo Ciampichetti. Podio o microfono? Podio, prego. Intanto buongiorno a tutti, benvenuti in questa splendida città. Sono onorato di portare il saluto del presidente Luca Gerecioli, dell'assessore con delega Manuela Bora, che questa mattina per motivi familiari non può essere qui. Da maceratese voglio dirvi grazie per aver scelto la nostra città, scelta non casuale, perché volevamo come Regione Marche non far spegnere quel riflettore di cui parlava poco fa il sindaco su un territorio che è stato devastato fortemente da un evento che non ha precedenti nella storia di questo paese. E allora la solidarietà vostra, la presenza vostra rappresenta un segno tangibile, un aiuto anche indiretto a dire: ce la vogliamo fare, ce la dobbiamo fare, ce la possiamo fare insieme. Qui ci sono dei sindaci del terremoto che ringrazio per la loro presenza, ma sono la testimonianza vera di un territorio bellissimo che il Signore ci ha dato, che gli uomini hanno conservato e che purtroppo però la natura ogni tanto chiama a qualche balletto più forte del solito. E quindi noi dobbiamo ripartire, lo stiamo facendo, cerchiamo di combattere quella grave difficoltà che c'era già prima del terremoto, che era quella dello spopolamento di alcune aree. Quell'occasione drammatica, tragica, deve servirci per ripartire. Poi un ringraziamento vero, sincero, dal profondo del cuore al sindaco di Macerata che ci ospita, al suo staff, a Giulia Perillo, a tutto il suo staff, al presidente del Consiglio Comunale, Pantanetti, agli assessori che sono presenti. Un ringraziamento al MISE, ai suoi funzionari, al Ministero, quindi alla dottoressa, a cominciare dalla dottoressa Roberta Serrani. Un ringraziamento fraterno, io voglio farlo, voglio che questo teatro lo faccia a Pietro Tallarico e Maurizio Nacera, che sono stati i due che stanno con gli occhi qui, che vi hanno preso per mano, che vi accompagneranno fino alla vostra ripartenza. Ci mettono, sono amici che ci mettono il cuore quando organizzano qualcosa, e hanno dimostrato anche questa mattina di avere messo il cuore. Io credo che le considerazioni relativamente alla sessione di questa mattina, il Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti abbia deciso di dedicare all'educazione e trasparenza finanziaria questi giorni di discussione, e rivestono per il mondo dei cittadini e utenti un'importanza fondamentale. Non voglio affrontare i due temi, anche perché non sono l'assessore con delega, ma meglio di me e molto più approfonditamente lo faranno i relatori autorevoli che si susseguiranno su questo palco. Però questa nostra epoca ha visto in questi ultimi decenni uno sviluppo vertiginoso dei vari sistemi informativi, che sembrano all'apparenza fornire una quantità di informazioni amplissime, poi si scopre che nella realtà
quotidiana le cose stanno diversamente. Un esempio doveroso, siamo una terra dove oltre al terremoto che abbiamo dovuto affrontare ormai da 2 anni, abbiamo avuto un terremoto economico e finanziario, che è quello di Banca Marche. Le Marche sono state fortemente colpite, le banche interessate dalla crisi, da Banca Marche, Banca Etruria, Chieti, Veneto Banca, che qui da noi rappresentava l'ex casa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, avevano tanti sportelli nelle Marche e coinvolgevano nella loro operatività migliaia di risparmiatori. I risparmi, tante volte il piccolo risparmio sparito a seguito dell'azzeramento delle azioni e delle obbligazioni convertibili, ha riguardato, anche se in maniera diversa, vasti territori della nostra regione e purtroppo messo in difficoltà migliaia di famiglie. Nei numerosi incontri che abbiamo avuto con i soggetti economici, anche con la Regione Marche, istituzioni, singoli cittadini, è emersa chiara ed inequivocabile un elemento ricorrente: la scarsa informazione e la scarsa trasparenza del sistema bancario nei confronti dei cittadini, in questo caso risparmiatori. E manifesta la forte vulnerabilità dei cittadini consumatori risparmiatori. Il cittadino comune raramente investe per speculare. In prevalenza usa un criterio prudenziale nella gestione del suo risparmio e si affidava finora in prevalenza al consiglio, tra virgolette, dell'operatore dello sportello della banca presso cui opera quotidianamente per scegliere come investire i suoi denari. Questo equilibrio tra cittadino e istituzione bancaria, basato in prevalenza sul rapporto fiduciario, è a seguito degli eventi di questi ultimi anni fortemente compromesso. Il cittadino non si fida più, ma chiede informazioni e valuta il prodotto proposto per prima di firmarlo. Eppure, se si va a vedere le norme sulla trasparenza, in questi ultimi anni si sono fortemente arricchite sia da un punto di vista numerico che nella ricchezza appunto del contenuto. Se si resta nel settore bancario, il cittadino ha, in base alla norma sulla trasparenza, a disposizione i seguenti documenti: informativa precontrattuale, foglio informativo, avviso o principale norma di trasparenza o principali diritti del cliente, copia completa del contratto, documento di sintesi e comunicazione in corso di rapporto. Ma il cittadino, in base a questa documentazione che viene acquisita e spesso controfirmata, è ampiamente informato, in pieno possesso di tutte le informazioni sul prodotto che acquista? Ecco, io credo che a questa domanda noi dobbiamo dare una risposta. E io credo che voglio concludere ribadendo che il compito di tutti noi è quello di cercare di avvicinare sempre di più le istituzioni e i cittadini utenti, ricerca del sistema informativo, della semplificazione del linguaggio e di ampliare gli spazi per realizzare una formazione continua che possa ridurre la vulnerabilità del sistema produttivo per favorire la categoria più a rischio, che è quella dei cittadini consumatori. Grazie. Grazie. L'assessore regionale Angelo Ciappetti, restate perché così completiamo questa prima fase di saluti istituzionali. Era previsto in questo momento l'intervento di Antonio Gentile, sottosegretario di Stato e presidente di CNCU, che purtroppo per sopraggiunti impegni non può essere con noi, ma noi volentieri, rompendo un attimino il cerimoniale, invitiamo sul palco, se ha piacere, anzi ne sono sicuro che possa dare un contributo importante, l'onorevole Tullio Patassini, parlamentare insomma fresco, ma già immagino con tante responsabilità. Se vuole anche lei vada sul podio, lo introduciamo citando proprio un passaggio fatto dal sindaco Caraccini, perché le prime parole del premier incaricato Conte sono state proprio testualmente: sarò l'avvocato difensore dei diritti dei cittadini, e qui parliamo di diritti dei cittadini. E poi ieri l'incontro con alcuni beffati delle banche, ai quali primo diciamo impegno, prima promessa se vogliamo, restituiremo i soldi, tema che dimostra che questo incontro è quanto mai attuale. Prego. Grazie. Io da maceratese, da cittadino di questo territorio, sono veramente orgoglioso di vedere un teatro Loro Rossi così pieno, ed in particolare dell'attenzione che ha il Consiglio nazionale e la Regione Marche di organizzare l'incontro nel nostro territorio. È un incontro annuale, io all'epoca ho partecipato a incontri
all'interno dell'Associazione dei Consumatori e in altre realtà d'Italia. E oggi le Marche, soprattutto a seguito dell'evento sismico che ci ha colpito, sono fondamentali per una giusta e corretta attenzione, perché ci sono cittadini, sindaci, amici che vogliono risposte e che queste risposte vengono date. In questa fase è importante anche il ruolo che hanno le associazioni di consumatori in vari settori, perché è evidente che sul mercato esiste una simmetria informativa. È evidente che tutti gli attori sul mercato non sono posti sullo stesso piano, nel rispetto delle regole di ciascun mercato. L'associazione dei consumatori ha un ruolo sociale e questo va riconosciuto. E le istituzioni devono essere gli arbitri di questo mercato, non i protagonisti. Mentre le imprese, il mondo del lavoro, il mondo delle associazioni, in particolare le associazioni dei consumatori, sono gli attori di questo mercato. Gli argomenti ce ne sarebbero tantissimi, dai rapporti con le multinazionali energetiche, ai rapporti con le istituzioni finanziarie. E oltre al ruolo sociale, le associazioni dei consumatori hanno un fondamentale ruolo educativo, perché la trasparenza passa soprattutto e anche dall'educazione finanziaria, dall'educazione dei propri diritti, dall'educazione a essere cittadini, dall'educazione civica. Per questo è importante che, a mio avviso, che le associazioni abbiano veramente sempre più un ruolo all'interno di questo mercato globale. Attenzione, quando parliamo di associazioni, non sono in antitesi al mondo delle imprese, perché se noi parliamo di contraffazione, di marchi, di made in, cosa particolarmente cara a questo territorio, la sinergia è totale. Quindi sfatiamo anche il mito dell'antitesi, parliamo di lavorare insieme, come si è fatto e come si sta facendo in questi anni, perché se nell'agroalimentare noi abbiamo l'invasione di prodotti che non sono italiani, senza chiarezza nell'etichettatura, questo non è un bene per il consumatore e non è un bene per le nostre imprese. Ecco perché ribadisco l'importanza, come attore principale del mercato, delle associazioni di categoria, perché il rispetto delle regole fa bene all'impresa, fa bene al consumatore e fa bene soprattutto al lavoro. Per questo grazie e cercherò di essere il più possibile in questi due giorni, perché sono giorni veramente importanti, soprattutto nel nostro territorio e nella nostra Macerata. Poi vorrei da ultimo ringraziare in modo particolare la collega, Francesca Ruggero, che è qui con noi, che è venuta dalla Puglia e di questo ci fa onore, e la ringrazio in modo speciale e particolare. Grazie. A dimostrazione, prego, a dimostrazione che questo è davvero un evento nazionale. Abbiamo previsto anche in questo caso l'intervento dell'assessore Bora, già ha detto che non può essere questa mattina purtroppo con noi, ma ha voluto comunque simbolicamente esserci attraverso questo video saluto. E allora vai con l'intervento dell'assessora allo sviluppo economico della Regione Marche. Buongiorno a tutti, mi dispiace non essere lì con voi oggi, ma impegni istituzionali mi hanno portato fuori sede. Tuttavia ho ritenuto doveroso essere presente anche solo per pochi minuti attraverso un videomessaggio registrato. Innanzitutto vorrei salutare e dare il benvenuto a tutti i partecipanti a questa 17ª sessione programmatica che si terrà nella nostra regione, una città bella e importante quale Macerata. È la seconda volta che in questa importante manifestazione nazionale si tiene nella nostra regione e quindi l'auspicio è quello di superare i risultati già ambiziosi di San Benedetto del 2007. La scelta di Macerata non è stata casuale, è stata fortemente voluta e condivisa da tutta la giunta regionale. Quale segno di vicinanza
verso una di quelle che sono le zone più colpite dagli eventi sismici del 2016. Vorrei innanzitutto ringraziare il sindaco Romano Carancini, che saluto, ringraziare ovviamente tutto lo staff del comune di Macerata, i dirigenti di Mise, ovviamente i dirigenti di Regione Marche, tutti coloro che in queste settimane si sono impegnati nella riuscita di questa importante manifestazione. Ho molto apprezzato la loro professionalità e la loro disponibilità. I temi scelti per questa sessione annuale sono l'educazione e la trasparenza finanziaria, due temi complementari se consideriamo che dagli incontri che abbiamo tenuto anche con gli altri colleghi assessori regionali, l'elemento condiviso che è emerso è stato quello di adoperarsi di più affinché ci sia più trasparenza e più soprattutto informazione nei confronti dei cittadini utenti. Questo in senso lato. Prendiamo ad esempio il settore bancario. Siamo davvero convinti, ad esempio, che quando un cittadino va in banca i documenti che gli vengono non solo consegnati, ma che lui poi controfirma effettivamente lo rendano consapevole di tutti quelli che sono gli strumenti per lui più idonei. Probabilmente se ci limitiamo dal punto di vista formale la risposta è positiva. Tuttavia non sempre è così, non sempre il cittadino è a conoscenza di quelle che sono le opportunità, gli strumenti per il migliore. Quindi vorrei ringraziare chi ha scelto davvero questi temi, ovvero educazione e trasparenza, perché sono convinta che proprio dalla migliore educazione ai cittadini si riesca a rendere più semplice un rapporto che è talvolta articolato tra pubblica amministrazione, quindi istituzione e cittadini, un rapporto che può essere percepito come più semplice anche attraverso una maggiore e migliore informazione, proprio come avviene in questa sessione. Quindi io vi saluto augurandovi un buon lavoro per questa sessione. Educazione e trasparenza finanziaria. Iniziamo ad entrare nel vivo dei temi dopo i saluti comunque piacevoli e doverosi. Ringraziamo e congediamo Massa con pescato, complimenti, l'ex calciatore. Grazie ancora a Tullio Battassini, l'assessore che ci ha relazionato anche sul tema terremoto Sciabiche, e il sindaco Carancini. Iniziamo ad entrare nel vivo, invitiamo i nostri relatori. Adesso lo so, immaginate tra poco lo Sferisterio, il Lauro Rossi, conoscere bene questa struttura di fuori, gli stand che vi aspettano con le eccellenze enogastronomiche della nostra regione, ma vuole la regola antica ma sempre attuale: prima il dovere e poi il piacere. Abbiamo il dovere di lavorare insieme sui temi legati ai consumatori e ai nostri utenti che sono qui quest'oggi, e allora iniziamo la prima sessione, il primo salotto. Il tema che andremo ad affrontare è appunto educazione finanziaria e vulnerabilità dei consumatori. Invitiamo subito tutti sul palco, a partire da Francesco Gaetano, Policy Officer, Servizi Finanziari per la Commissione Europea. Lo accogliamo con un applauso, insieme con Anna Maria Rizzardi, direttore del Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria, per il suo podio. È arrivato Gianluca Gregori, prolettore dell'Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con Luca Marinelli, professore dell'International Economics and Commerce dell'Università Politecnica delle Marche, se vuole può accomodarsi anche lei, e Piero Torretta, presidente di UNI, Ente Nazionale di Unificazione. Prego, primo tavolo, iniziamo con gli interventi. Abbiamo impostato più o meno sui 10-15 minuti ogni intervento. Quando arriveremo, diciamo, allo scocciolio del tempo che è sovrano in questi appuntamenti, vi farò un cenno educato ma abbastanza significativo per farvi capire che è il momento di chiudere i ragionamenti e le riflessioni. Non me ne vogliate, insomma, c'è tanta carne al fuoco e tanta voglia da parte di tutti di dare il proprio contributo. Possiamo cominciare, professore?
intanto che si organizza, voglio approfittare per ringraziare anche, perché questo evento è ospitato a Macerata da 2 giorni e per gestire tanti importanti relatori e tanti importanti ospiti c'è anche il contributo del Teatro della Filarmonica. Ringraziamo con un applauso anche Enrico Ruffini, insieme con il lavoro del Centro Teatro della Filarmonica, ha garantito il proprio contributo. Siamo pronti? Se no intanto relaziono su quello che c'è dopo fuori, lo stand con Ciauscolo, eh? Avete presente? Ciauscolo, dove sta? Salve a tutti. Parola internazionale, Ciauscolo, prego, prego. Salve a tutti, ringrazio moltissimo gli organizzatori e le istituzioni per aver invitato la Commissione Europea a spiegare più o meno quello che fa in questo campo. Una piccola precisazione, questa introduzione che farò io riguarda tutte e due le tematiche in questione, cioè non soltanto la parte riguardante l'educazione dei consumatori, ma anche la parte riguardante la trasparenza. Io mi chiamo Francesco Gaetano, lavoro alla Commissione Europea da 16 anni e mi occupo di protezione dei consumatori e dei servizi finanziari. Prima di fare questo mestiere ho fatto il bancario per molti anni e anche l'insegnante di storia e filosofia. Quindi sono particolarmente, diciamo, interessato anche per la mia biografia personale a queste tematiche. E, niente, cominciamo pure. Mi fa molto piacere che ci siano anche dei ragazzi. Sì. Non ho paura che potrebbero annoiarsi perché questa è una presentazione molto fattuale, molto tecnica, però in qualche modo noi Commissione dobbiamo spiegare quello che facciamo e questo necessariamente presuppone anche, insomma, necessità di stare un pochino sui fatti concreti ed effettivi. Allora, i principali temi trattati saranno questi tre, cioè gli elementi di trasparenza e di protezione dei consumatori nella legislazione europea sui servizi finanziari, quindi tutto ciò che riguarda le regole a protezione dei consumatori e per la trasparenza nelle leggi europee che regolano i servizi finanziari. E poi il punto 2 e il punto 3 che possono essere legati, che riguardano la dotazione finanziaria. Nel caso dell'economia comportamentale, nel punto 2, si parla di studi che diciamo, documentano come concretamente i consumatori si comportano e non sempre lo fanno in modo razionale, laddove invece l'educazione finanziaria, nel punto 3, presuppone il tentativo di cercare in tutti i modi di farli comportare in modo razionale. Quindi sono due punti strettamente connessi e il secondo serve a chiarire meglio anche come far funzionare gli altri due, cioè la trasparenza e l'educazione, perché conoscere come si comportano le persone concretamente è utile sia per scrivere delle buone leggi sia per fare dei buoni programmi che aiutano la gente a imparare a comportarsi correttamente dal punto di vista finanziario. Allora, io ho dedicato, prima di parlare delle varie regole europee, una slide specifica per questo elemento comune, che sono i moduli informativi standardizzati, poi li vedremo punto per punto in tutte le varie leggi settoriali. C'è qualcosa in comune che riguarda questi moduli, e cioè l'idea che per l'appunto, perché i consumatori possano leggere e comprendere le informazioni che sono necessarie, non serve dire troppe cose, ma bisogna limitare, diciamo, le informazioni a quello che le persone possono concretamente sostenere, e bisogna farlo con delle specifiche metodologie, quindi con strumenti molto semplici, con un linguaggio molto basilare e soprattutto con moduli standardizzati, tali per cui io posso confrontare i prodotti perché so più o meno di cui si tratta, di cosa si sta parlando. Ecco, questa è una politica molto recente, degli ultimi 10-12 anni della Commissione, e piano piano si sta affermando settore per settore, quindi vedremo che in tutti i tipi di prodotto regolamentati da altrettante leggi europee sono stati elaborati dei moduli informativi specifici, prodotto per prodotto, tutti quanti caratterizzati dall'essere brevi, semplici e confrontabili, ma chiaramente diversi perché si parla di prodotti diversi. Questo è un aspetto comune e ho voluto anticiparlo. Allora, cominciamo a parlare nel dettaglio dei servizi di credito. Ci sono due principali direttive che regolano i servizi di credito a livello europeo, quella sul credito al consumo e quella sul credito ipotecario, cioè sui mutui. Per quanto riguarda questa slide, la cosa più importante da dire, oltre che ovviamente che ci sono entrambe le direttive che prevedono varie regole di trasparenza, informazione e regolamentazione delle pratiche di vendita,
E la cosa importante da aggiungere è appunto che entrambe prevedono questi moduli informativi standardizzati, quello che si chiama ESIS riguarda i mutui e quello che si chiama SECCI, anzi SECCI pronunciato in italiano, riguarda il credito al consumo. Entrambi questi moduli, come gli altri che vedremo, presentano queste caratteristiche di essere brevi e concisi, di essere molto chiari nella loro struttura e soprattutto comparabili. Due parole rapidissime per quanto riguarda la specificità della direttiva credito al consumo, che prevede a livello europeo e quindi poi a livello nazionale nelle varie leggi nazionali che la implementano, l'indicazione sintetica dei costi espressi in termini percentuali annuali, cosiddetto TAEC, la possibilità per il consumatore di recedere dal credito entro 2 settimane, il diritto di ripagare anticipatamente il credito, l'obbligo da parte del concedente di fornire al cliente i chiarimenti necessari e l'obbligo del concedente di accertare la solvibilità del debitore e la sua capacità di ripagare il credito, quello che si chiama il credito responsabile. Mentre per quanto riguarda la direttiva sui mutui, oltre alla maggior parte delle misure che abbiamo già detto sulla concessione del credito, c'è la possibilità per i consumatori di confrontare diverse offerte di mercato per 7 giorni e la possibilità di evitare le vendite combinate o combinate, cioè il fatto di essere obbligati per aver mutuo a prendere anche altri prodotti. La direttiva vieta questo tipo di obbligo, consente solamente l'abbinamento qualora sia oggettivamente conveniente per il consumatore. Passiamo adesso invece ai servizi di investimento, che sono la pietra dello scandalo, almeno da quello che si sente dire in giro, visto insomma i problemi che ci sono stati. In realtà anche qui l'Europa ha cercato di impegnarsi e di fare molto per i cittadini. Cominciamo appunto con i moduli standardizzati, come abbiamo già visto per i servizi di credito. Ne abbiamo di 3 tipi differenti, anche se 2 hanno un nome molto simile, il KID e il KID. Il KID significa Key Investor Information Document, cioè il documento di informazione, delle informazioni chiave per gli investimenti. KID significa il documento per le informazioni sugli investimenti, sugli investimenti. E il Summary è il documento che riguarda la vendita di prodotti diversi dai fondi di investimento. Anche in questo caso sono moduli brevi e standardizzati che consentono di confrontare le varie opzioni e di capire diciamo, il contenuto proposto, sempre che la leggenda si tenga ovviamente. Per quanto riguarda i servizi di investimento, la legge più importante che copre tutti quanti i servizi è la MiFID, che garantisce una serie di coperture e di tutele molto importanti dal punto di vista dell'investitore. Intanto obbliga il venditore ad accertare che il prodotto sia adeguato alle esigenze del consumatore e poi obbliga il venditore a gestire correttamente i possibili conflitti di interesse. Questo diciamo per quanto riguarda le regole basilari. In aggiunta la MiFID 2, che è stata emessa più recentemente, aggiunge una norma che serve a evitare ulteriormente i conflitti di interesse, perché proibisce di pagare incentivi agli intermediari perché vendono alcuni prodotti e non altri, quindi l'intermediario deve essere veramente indipendente. Prevede regole più severe sull'adeguatezza dei prodotti, quindi aumenta ancora il controllo da parte del venditore che il prodotto sia adeguato alle esigenze dell'investitore e anche consente alle autorità di regolamentazione di proibire o limitare la vendita di prodotti che possono considerarsi troppo rischiosi. Sempre per i servizi di investimento c'è la direttiva UCITS, non vi sto a dire che significa questo acronimo, un po' complicata, comunque in genere sono tutti acronimi che indicano la natura diciamo, di questo tipo di leggi e riguarda il risparmio gestito. La UCITS è stata molto importante perché ha favorito la possibilità di esportare i fondi di investimento da un paese all'altro e di creare dei prodotti paneuropei, diciamo così, quindi aumentare la concorrenza e rendere il mercato più aperto possibile. E si basa essenzialmente, anche qui c'è appunto un modulo di investimento, di informazione standardizzato basilare che è KID, c'è una stringente regolamentazione delle possibilità da parte dei gestori su che cosa possono investire, così che eligible assets, ci sono regole per garantire che i depositanti rispondano direttamente in caso di perdite, per esempio non possano dire no, l'avevo affidato a un terzo depositante, invece con la nuova UCITS
sono responsabili in toto e stabilisce anche alcune regole sulla remunerazione dei manager in modo tale che non tendano a, diciamo così, prendere troppi rischi e cerchino l'accrescimento del valore al medio e lungo termine rispetto ai fondi che amministrano. Poi anche in ambito assicurativo ci sono regole di trasparenza, a cominciare anche lì c'è un modulo di informazione standardizzata che si chiama IBID e ci sono norme che per quanto riguarda quei prodotti che hanno natura legale assicurativa ma che di fatto sono investimenti, consente di applicare anche a questi prodotti le stesse garanzie della MiFID. E questo è stato abbastanza importante, oltre che per la protezione dei consumatori, anche per quello che si chiama in termini tecnici il level playing field, cioè la possibilità di mettere sullo stesso piano e di concorrenza prodotti analoghi, ancorché un pochino differenti dal punto di vista della loro regolamentazione. Quindi i consumatori possono scegliere liberamente tra prodotti che sono oggettivamente sostituibili e alternativi e che però non per questo vengono regolamentati in maniera differente per quanto riguarda la protezione dei consumatori. Poi ci sono anche protezioni ulteriori nelle regolamentazioni settoriali, per esempio è in atto una revisione della motor insurance che darà maggiori garanzie ai possessori di automobili. Poi ci sono anche regole per quanto riguarda i fondi pensione, sia per quanto riguarda i fondi pensione collettivi, che c'è la direttiva IORP che stabilisce regole sia sulla gestione prudenziale, che per quanto riguarda i fondi pensione è molto importante ovviamente, sia sulle regole di investimento e sulla trasparenza, e recentemente è stata modificata per ulteriormente rafforzare queste regole e che consente anche agli investitori di seguire l'andamento dei loro fondi attraverso un altro modulo standardizzato, il PBS, il Pension Benefit Statement, con cui si possono seguire, diciamo, l'andamento degli investimenti e monitorare la situazione contributiva. Poi recentemente la Commissione ha proposto un regolamento che riguarda un fondo pensione individuale, non collettivo, a livello europeo, che viene chiamato PEP, vuol dire Pan European Personal Pension Product, che serve, diciamo così, a creare un prodotto pensionistico individuale che abbia un marchio europeo importante per garantire che certe caratteristiche di protezione dell'investitore siano applicate stabilmente, quindi con un livello abbastanza elevato, con l'idea di creare un prodotto base che abbia una serie di garanzie abbastanza buone. E inoltre c'è anche una raccomandazione agli stati per far sì che l'impatto fiscale sia il più possibile compatibile con la possibilità per gli aderenti di modificare la propria posizione. Perché questo? Perché in realtà questo prodotto mira moltissimo a tutti quei lavoratori che cambiano frequentemente non solo di lavoro ma anche di paese e quindi hanno difficoltà a creare piani di diciamo pensionistici coerenti, per cui per loro un piano del genere sarebbe molto efficace, però c'è il problema della differente tassazione. Ora la tassazione è una competenza esclusivamente nazionale, quindi più che una raccomandazione non si può fare, ma diciamo che è fondamentale, sarebbe fondamentale che gli stati membri la adottassero il più possibile, perché questo consentirebbe a questa possibilità di esprimersi maggiormente e meglio. Ovviamente adesso è una proposta, dovrà essere tagliata dal Parlamento e dal Consiglio, quindi vedremo quale sarà l'esito finale. E mancano ancora i servizi di pagamento, ci sono varie direttive che favoriscono anche qui la possibilità per i consumatori di aprire dei conti, anzi la PAD prevede addirittura un diritto di aprire un conto, e ci sono direttive che riguardano l'applicazione di spese uguali anche quando il pagamento viene fatto in paesi diversi dal proprio, per cui c'è questo regolamento che dice che se io pago, faccio un pagamento in euro dall'Italia all'Italia che mi costa X, il pagamento in euro dall'Italia alla Francia ugualmente mi dovrà costare X. Questo serve per facilitare il commercio interno all'Europa tra differenti paesi. In questo regolamento c'è una proposta che serve per introdurre maggiore trasparenza per quando vengono applicati i cambi, in particolare se il cambio avviene sul momento. E purtroppo sono ancora, cerco di andare il più veloce possibile. Sì.
paio di minuti a ruota. Un paio di minuti mi servono, va bene. Veda lei, eventualmente anche un pizzichino di più, però era intanto il segnale che avevo. D'accordo. Rapidissimamente sulle due direttive trasversali, quella sulle pratiche commerciali sleali e quella sulle clausole contrattuali abusive, queste si applicano a tutti i prodotti, a tutti i servizi finanziari e a tutti i prodotti che riguardano i consumatori e consentono di evitare appunto pratiche commerciali sleali e clausole contrattuali ingiuste. Non devo correre, quindi le altre due parti cerchiamo di farle molto rapide. Dicevo prima della behavioral economics, cioè dell'economia comportamentale. L'assessore prima e anche altre persone hanno sottolineato il problema che a fronte di una informazione che è più possibile trasparente e corretta e che, come abbiamo visto, viene garantita anche in forme standardizzate, semplici e confrontabili, in realtà poi la gente di questa informazione, di questa trasparenza non fa l'uso adeguato. E ci sono anche altre considerazioni da fare. L'economia comportamentale, behavioral economics, ha identificato e studia il fatto che la gente in realtà non si comporta in maniera razionale, non prende le decisioni più adeguate perché ci sono un sacco di ragioni che gli fanno, diciamo, deviano da questo comportamento razionale. Quindi noi abbiamo, come Commissione Europea, abbiamo analizzato la questione, abbiamo effettuato vari studi, anche gli studi con la metodologia applicata alla fornitura concreta di servizi finanziari, sia di investimento che di assicurazione. Quello che è emerso, come è anche emerso dal dibattito, è che appunto il comportamento, le scelte non sono sempre razionali, le persone autorevoli, cioè coloro di cui ci si fida, siano essi gli amici che stanno in banca o siano anche i propri familiari o persone competenti, hanno un ruolo ben maggiore nel farci decidere quali investimenti fare piuttosto che, diciamo, la nostra capacità di leggere e studiare le informazioni stesse. Dopodiché è emerso anche il fatto che i consumatori si affidano molto all'intuito, non leggono attentamente le condizioni, sopravvalutano le loro capacità, per cui anche gente che è alfabetizzata, che conosce i servizi finanziari, spesso non prende le decisioni migliori su questo tema, proprio perché la sopravvalutazione delle proprie capacità fa sì che alla fine la decisione non sia sempre quella corretta. E questo una volta di più conferma la necessità che non è sufficiente la sola informazione, ma bisogna agire sulla psicologia reale delle persone, fornire informazioni comparabili e facili da comprendere. E quindi sulla base di questo finiamo con le iniziative che la Commissione ha fatto in tema diretto di educazione dei consumatori. C'è da dire di base che è una competenza nazionale l'educazione, quindi la Commissione non può occuparsi in maniera diretta, ma si deve limitare a far scambiare migliori pratiche, studi, effettuare studi e ricerche o promuovere iniziative di supporto. E questo vale anche quando si parla di educazione finanziaria. Tuttavia la Commissione è stata ugualmente abbastanza attiva in questo tempo, ha nel dicembre 2007 pubblicato una comunicazione in cui stabilisce una strategia sull'educazione finanziaria e ha preso varie iniziative. Per esempio nel 2002, quando è stato introdotto l'euro, l'iniziativa Euro Facile, che ha consentito abbastanza bene di far arrivare l'euro anche tra persone con più difficoltà, per esempio l'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori delle associazioni dei consumatori o di altre strutture no profit, che poi dovevano formare i cittadini, quello che noi chiamiamo formare i formatori, che poi ha prodotto un programma che si chiama Consumer Champion, che fa esattamente questo, cioè fornisce expertise alle associazioni dei consumatori perché loro lo diano poi ai propri associati. Ultima slide. Ultimamente sono state fatte anche specifiche campagne per informare i consumatori su come funzionano le leggi europee, ne è stata fatta una in particolare sulla direttiva credito al consumo, è stato creato un sito multilingue che poi è stato utilizzato per creare il programma Consumer Classroom, che diciamo, riguarda vari temi, ma soprattutto è destinato ai professori perché possano poi trasmettere ai loro studenti. Quindi sperando che siano un po' più bravi e meno noiosi di me, mi auguro per i ragazzi che stanno giù in fondo, il motto di Consumer Classroom insegna ai tuoi studenti a essere consumatori intelligenti, diciamo, speriamo che il nostro lavoro possa
consentire di metterlo in pratica. Grazie. Grazie, grazie davvero per la professionalità, ma anche per la gentilezza. Francesco Gaetano, Policy Officer, Servizi Finanziari, Commissione Europea, grazie davvero. Abbiamo capito attraverso... No, prego, resti con noi. Abbiamo capito attraverso il suo intervento, un po' sconfortante per me, che spesso non siamo razionali nelle nostre scelte, che utilizziamo più l'intuito che la ragione e che ci sopravvalutiamo. Insomma, viene da dire con una battuta, per fortuna che ci sono le associazioni di consumatori che a quel punto intervengono per darci una mano. È il momento ora della relazione di Anna Maria Lusardi, prego, direttore del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Anche per lei 10 minuti moraventi, diciamo, su 10 minuti mi ha fatto un occhio, anche 15, guardi, facci lei.